carcere di Bollate ci sono 200 detenuti studenti. Per loro da novembre c'è un'opportunità in più, la scuola alberghiera. Le lezioni sono partite a novembre, 21 dietro i banchi, anzi i fornelli. La scuola alberghiera del carcere di Bollate novità in Lombardia. Un diploma professionale, 5 anni, per imparare un mestiere che offre concrete possibilità di trovare lavoro fuori. A rendere possibile l'oggetto la collaborazione con una scuola vicina all'istituto turistico alberghiero Frisco, Quarto Giaro, dove già esiste un corso serale per adulti e dove chi finirà di scontare la pena prima del diploma potrà volendo continuare gli studi. Si parte con un anno propedeutico, ma dal prossimo quella di Bollate diventerà tutti gli effetti protezione staccata della scuola. C'è un grande entusiasmo, sia i più giovani che ovviamente vedono la propria prospettiva di potersi inserire nel mondo del lavoro, sia chi ha più anni e magari più lentamente però cerca di provare a formarsi in questo ambito. A Bollate i detenuti che studiano sono circa 200 su 1200, licenza elementare e media, 5 classi per il diploma di ragioneria e una quindicina di iscritti all'università. I detenuti che vanno a scuola, secondo me, hanno un elemento che diciamo aggiuntivo nel valore, perché la scuola carcere ovviamente è istruzione, significa cultura, significa mettersi in discussione, soprattutto in età adulta, significa una retribuzione, cioè normalmente le attività più ambite sono attività lavorative all'interno del carcere. Dietro alla nuova scuola alberghiera il contributo fondamentale dei privati, sono loro ad avere finanziato interamente il progetto a partire dalle costose attrezzature di